Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna a seguito di un camion che aveva preso fuoco all'altezza del chilometro 269. Ora spento si registrano 6 km di coda in diminuzione. Sul luogo dell'incidente si transita sulla sola corsia di sorpasso. Per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Calenzano e rientrare in autostrada a Barberino dopo aver percorso la strada militare 8 barberinese. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, dove troviamo coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!